Nel 1970 usciva in Francia il saggio Ideologia e apparati ideologici di Stato del filosofo marxista Louis Althusser. Secondo Althusser, lo Stato è un sistema di potere che per imporsi ha bisogno, da una parte, degli apparati repressivi, la polizia, le forze dell'ordine, dall'altra, di apparati ideologici, ovvero di tutti quei sistemi organizzati il cui scopo è riprodurre e diffondere la cultura di Stato, cioè la sua ideologia. Tra i più importanti apparati ideologici di Stato vi sarebbe proprio la scuola, quel sistema di istruzione che a partire dall'Ottocento ha assunto una funzione sempre più determinante nel fornire alle masse l'ideologia di Stato, ovvero quella narrazione della realtà necessaria affinché chi ha il potere continui ad averlo e chi lo subisce continui a subirlo, anzi presti addirittura a quel sistema il proprio consenso. La scuola, lungi dall'avere una funzione emancipatrice e trasformatrice, avrebbe al contrario lo scopo di riflettere e replicare i rapporti di forza esistenti nella società. A più di 50 anni dalla pubblicazione di Ideologia e apparati ideologici di Stato, sembra davvero difficile riuscire a confutare le tesi di Althusser. Basta guardare alle statistiche e rilevare come il classismo scolastico non sia altro che lo specchio della divisione in classi sociali connaturata a quella struttura capitalista di cui lo Stato è appunto il garante. I figli dei laureati molto probabilmente a loro volta si laureeranno e i figli degli operai a loro volta saranno degli operai e faranno un percorso di studio di tipo professionale. Fatte le dovute eccezioni per casi che però non fanno statistica, siamo appunto alla replicazione dei rapporti di forza di cui parlava Althusser. Se una prima fase della scolarizzazione di massa aveva infatti dato l'illusione che la scuola potesse avere un ruolo emancipatorio, l'arroccamento delle posizioni di potere capitalistico, come rilevato ad esempio da Thomas Piketty, hanno fatto cadere anche questo velo ideologico. Il capitalismo si è rivelato per quello che è, una forma di accumulazione che tende al monopolio e alla preservazione dei monopoli creati, come nella peggiore società di rendita Ancien Régime. E la scuola di massa, come sosteneva Althusser, garantisce l'adesione ideologica al sistema di potere economico. All'interno di questo paradigma, di conseguenza, l'insegnante non sarebbe altro che l'utile idiota, colui che, convinto di svolgere un ruolo trasformativo, in realtà non è altro che lo strumento di cui il potere si serve come inconsapevole operaio dell'apparato ideologico. Tuttavia, in ogni sistema di potere vivono individui dalla coscienza infelice, soggetti che pur agendo all'interno di determinati rapporti di potere ne colgono le contraddizioni e si nutrono della speranza di operare in senso contrario, si illudono cioè di poter cambiare le cose. È quello che accade a Clara Novak, la giovane insegnante di scuola media protagonista del film La sala professori. Nell'istituto scolastico tedesco in cui insegna matematica ed educazione fisica si verificano una serie di furti. La preside ribadisce che la politica della scuola è di tolleranza zero. Gli studenti vengono interrogati e spinti a fare delazione. I sospetti cadono su uno studente di origini turche, ma non ci sono prove e le accuse sembrano mosse più che altro da pregiudizi classisti e razzisti. La professoressa Novak, che è lei stessa un po' straniera in patria, figlia di immigrati polacchi, è un idealista. Ha appunto la coscienza infelice borghese. Pensa che i metodi attuati da dirigenza e colleghi non siano democratici e rispettosi dei diritti umani e si mette a fare ricerche improprie. Ne scaturisce una spirale di sospetti incrociati e una progressione quasi thriller sottolineata dalla colonna sonora. Il punto però non è scoprire il colpevole e la suspense non trova soluzione, anzi quasi si dissolve nel nulla dell'irrisolto grottesco finale. Il problema non è nel giallo scolastico, ma nella fotografia di un'agenzia educativa che per decenni è stata rappresentata come autoritaria e gerarchica e che ora, di pari passo come la crisi dell'Occidente, si è trasformata in farsa, un teatrino in cui la coscienza infelice e borghese del docente idealista ne esce ridicolizzata. Se in La scuola di Luchetti, Silvio Orlando, con una banalizzazione un po' retorica e post-sessantottina, era il professore democratico alla Don Milani, e se in La classe di Laurent Canté si riesce ancora a celebrare la missione popolare della scuola, nel film di Il Kerch Attack, forse anche al di là delle intenzioni del regista e sceneggiatore, assistiamo al collasso della narrazione ideologica progressista. I consigli di classe sono un tiro al bersaglio in cui si mette in discussione la validità della proposta didattica della professoressa Novak. I suoi studenti le chiedono di scrivere alla lavagna i punteggi ottenuti nella verifica, così che ognuno possa sapere come si colloca rispetto agli altri. Siamo al tripudio della ideologia capitalistica della concorrenza. La dirigente scolastica è la garante delle politiche di tolleranza
2.0 ed è sostanzialmente l'incarnazione del processo kafkiano in cui ogni lavoratore è trasformato nel controllore di se stesso e degli altri. I colleghi, gli altri docenti, sono ancora più kafkianamente alienati nella propria funzione burocratica e la psicologa di classe non ne può più di loro e dà in escandescenze invece di mantenere la calma. La professoressa Novak, insomma, più che in un istituto scolastico, lavora in un ambiente pressurizzato in cui tutto mira a portare sul piano del ridicolo il suo idealismo, quasi a dimostrazione di quanto sia anacronistico in un mondo in cui il capitalismo è diventato unica religione di Stato. Una religione di cui lo Stato appunto si fa garante coi suoi apparati repressivi, la tolleranza zero e i processi sommari, e apparati ideologici, la corsa ad essere il primo in graduatoria, la corsa ad avere il proprio nome in cima alla lista della lavagna. Anche quegli studenti che dovrebbero rappresentare il pensiero libero e controcorrente, gli animatori del giornalino scolastico, anche loro sono inconsapevoli, utili idioti e trasformano la libertà di espressione in gossip, sciacallaggio e manipolazione dell'informazione, sempre ai danni della povera Novak. Insomma, qui non regge più la narrazione di una scuola che non funziona perché povera di mezzi o perché troppo autoritaria. La scuola si rivela oggi in maniera evidente nella sua funzione di replicazione delle strutture sociali. Lungi dal trasformare la società, essa semplicemente la riflette e non può che fare questo, essendo un apparato ideologico di Stato, così come lo definiva negli anni 70 Louis Althusser.